Francesco Facchinetti e Vilma, dopo 3 anni e i segreti del matrimonio. Francesco Facchinetti celebra 3 anni d'amore con Vilma, su Instagram una dedicata speciale per l'anniversario del suo matrimonio. Francesco Facchinetti e la moglie Vilma oggi festeggiano insieme il loro anniversario. Dopo 3 anni d'amore l'ex di Alessia Marcuzzi oggi dedica alla sua attuale partner parole d'affetto e, su Instagram, svela agli utenti retroscena della cerimonia. Francesco con Vilma ha scelto di mettere su famiglia, da lei infatti ha avuto 2 figli, Leone e Charlotte. Due persone molto diverse tra loro ma molto unite e innamorate, afferma Facchinetti nel suo post. Due poli opposti che, come spiega lo stesso poi, vivono il loro amore intensamente e giorno per giorno. Cosa il futuro abbia in riservo per loro Francesco non può saperlo, tuttavia, ad oggi dice di non riuscire ad immaginare una vita senza lei. Matrimonio di Francesco e Vilma, Facchinetti svela il retroscena della cerimonia. Eravamo in comune, scrive Facchinetti ricordando il giorno delle sue nozze. Mi ricordo che avevo parcheggiato la macchina sul marciapiede e mentre firmavo l'atto di matrimonio il simpaticissimo vigile mi consegnava la multa. Un momento che Francesco definisce folle e surreale come l'amore che lo lega a Vilma. Una cerimonia intima, con pochi amici che, forse erroneamente, l'ex dei AI scrive di aver celebrato 2 anni fa. Da quel giorno, in realtà, sono già passati 3 anni, e a ricordarglielo con un commento lasciato sotto la dedica social è proprio la stessa Vilma. Nessuna svista, però spiega lui, ma solo uno scherzo pensato apposta per far arrabbiare la sua compagna. Francesco Facchinetti, padre presente e marito difficile. In diverse occasioni Francesco Facchinetti ha rivelato di non essere un compagno facile da gestire. Il suo carattere infatti non sempre lo ha portato a comportarsi come un marito modello. Coordinare impegni professionali e vita privata non è facile. Ai suoi figli però Francesco non riesce praticamente a dire di no. Cerca di assecondarli in tutto e per tutto, cercando sempre di essere un padre presente per loro, una persona su cui fare affidamento.